Eccoci qua, continuiamo le nostre interviste dal Fuori Italico, così come abbiamo fatto con tanti campioni. Abbiamo intervistato Monica Seles, abbiamo intervistato la Sabatini, abbiamo intervistato Maradona, Falcao, Vilas, Connors, Newcomb, Pietrangeli. Voglio dire, questo è il tempio del tennis, ragazzi, e oggi vedervi giocare qua penso che sia stata per voi una grande emozione. Salutiamo, ci vediamo a Foligno, ci vediamo a Foligno alla Tennis Academy. Allora, tu ti chiami? Ludovica Di Sauro. Ludovica. Emilio Tagliaferri. Okay, tu hai vinto l'Under 15 femminile. L'Under 15 femminile, parliamo del tuo bellissimo torneo, dai. È andato bene, ho giocato bene. Dove giochi tu? Io a Latina, al Capanno. Al Capanno, grande, un circolo che ha una tradizione, no? Sì, c'è qualche campione pure che c'è nato, Sì. Vero o no? Salutiamo Melaranci insieme, il nostro grande tecnico, che ogni tanto ci tira fuori qualche bella giocatrice. Eccola, eccola la giocatrice. Allora, simpatica, bella e vincente. Allora, questo Master, te l'aspettavi di vincerlo? No. No, infatti la finale ho giocato molto bene. Non te l'aspettavi? No. Bene, qui ancora meglio, no? La partita più dura qual è stata, quella che hai giocato? La finale contro? Daloia. Contro Daloia, hai mai giocato con lei? Sì, ci avevo vinto qualche volta, però la scorsa volta ho perso. Senti, ma riesci ad allenarti tutti i giorni, a studiare, a fare tutte le cosette che... Sì, sì. Sì, quindi andiamo alla grande. Dove ti alleni in particolare tu adesso, in questa età molto importante di crescita? In che senso? Nel senso che ci sono dei colpi magari che tu al quale dedichi un pochettino più di attenzione? La battuta, yes. Allora, la domanda allora mi hai risposto già, vuol dire che non andiamo tanto bene, Quanti doppi errori hai fatto allora? Invece che gli yes ti chiedo quanti doppi errori hai fatto. No, pochi. Te la sei cavata. Allora, qui abbiamo il fisico, eccolo qua. Qui abbiamo una struttura, insomma, che si avvicina, che ti posso dire? Quando abbiamo conosciuto questi giocatori che partecipano ai tornei internazionali come te, adesso vedrai che mi viene il nome, poi li ho trovati dalle prime posizioni del mondo, Berdych, assomigli a Berdych quando io l'ho conosciuto al CT Eur, bene, pienotto, bello palloccone, e poi dopo è diventato una bestia e te ci vedo io te, guarda che avambraccio, fai vedere un po' la mano, eccola qua, questa è la mano del tennista. Allora, raccontami, dai, parlami del tuo tennis, dove giochi, cosa fai, ti piace, riesci ad avere tante amicizie attraverso questo sport? Sì, assolutamente, io mi alleno al Nomentano, niente, è stata una bella esperienza giocare qua, anche sia è un diverso ambiente rispetto ai normali circoli, quindi mi è piaciuto molto. È stata una bella idea. Sì, assolutamente. Nomentano, grandi tradizioni, saluto insieme a te tutta la famiglia Pillot, da Babbo Pillot a Fabio, Claudio, i tuoi maestri, Lucchetti, Zeppieri, no? E siete un bel gruppo. Senti, tu la segui la Serie C del Nomentano? Sì, giocano molte persone, tutti quelli con cui mi alleno io. Ah, ecco qua, ti alleni con loro, Sì. E ne farai parte quanto prima? Speriamo di sì. Intanto passa il giudice arbitro, che veramente è stata eccezionale questa ragazza, questa simpatica ragazza. Mettiti qua e saluta tutti coloro. Grazie. Che ciao, è stato bellissimo, questi ragazzi sono belli e bravi tutti quanti. Alla grande, grazie anche a te. E allora, hai capito, il Nomentano insomma è un gran circolo, no? Sì, ci gioco da quando ero abbastanza piccolo, sono cresciuto là, con gli stessi allenatori, e quindi è un luogo di famiglia ormai. Ascolta, con l'Ace, adesso è una cosa seria, perché il servizio non deve essere un problema, deve essere invece un'arma letale, ma quanto tempo dedichi al servizio tu, all'allenamento del servizio? Durante gli allenamenti si prova appunto a allenare magari le parti critiche, possono essere angolazioni, così, continuità, e poi riportarle in partita anche in allenamento come in torneo. Quindi c'è attenzione. Sì, assolutamente. Dai, via giù, birilli a non finire.
Io scherzo ovviamente, perché so quanto sia difficile questo movimento, però vedere, che ti devo dire, Filippo Volandri, che per una vita ha giocato il servizio così, e l'allenatore diceva ci ho provato, non ci sei riuscito, è un peccato, no? Filippo lo sai che ha battuto Federer qua, quindi ragazzi mi raccomando col servizio. Vi saluto, godetevi stasera insieme alle vostre famiglie. Grazie. E salutateceli, perché i genitori sono fondamentali ed importanti. Una domanda un po'... Allora, quando perdi tu, che succede a casa? Niente, si arrabbiano. No, devi dire la verità, si arrabbiano. Sì, e sì. Che ti dicono? Che devo giocare meglio, devo sbagliare di meno. Ma tu ti impegni? Sì, sì. Allora, se ti impegni, dai tutto. E a te invece? Dipende anche dalla partita. Normalmente, in maggior parte dei casi... perdo, mi chiudo in camera e se ne riparla qualche ora dopo. Bravo! Non parlo, non faccio niente, faccio gli affari miei. Bravo, bravo. E poi quando mi passa. Certo, e viva i genitori. Senza di loro, ragazzi, ce lo dimentichiamo. Con queste battute, spero simpatiche e divertenti, che vi fanno capire quanto dietro alla vittoria ci sia un lavoro di squadra, un lavoro di club, un lavoro... loro personalmente, io spero che sia veramente utile. Ragazzi, mondo di Ace, mi raccomando, tanti Ace. Salutiamo Melaranci, salutiamo tutti i tuoi maestri, in primis. Speriamo di vederci alla Serie C. Il Noventano è una bella squadra di giovani, tutti molto bravi e promettenti. Evviva il mondo di Ace, evviva i ragazzi del tennis dal Foritalico. Ciao ragazzi! Ciao.